Buonasera, benvenuti a tutti, sono Davide Casali, siamo a questa quarta conferenza dedicata a Israele, storia e archeologia, aspettando un mare di archeologia, che è il festival che si terrà quest'anno dal 28 al 30 ottobre in Piazza Verdi. Io volevo intanto ringraziare la storica archeologa Elisabetta Floriano che è qua con noi, che ci parlerà dei Filistei, decenni di ricerche in Israele per svelare il mistero della loro identità. Volevo ringraziare il Museo della Comunità Ebraica, la DEI, la Società Friulana di Archeologia, l'Associazione Musica Libera e naturalmente la Comunità Ebraica di Trieste. Prima di far parlare Rava Ariel, io vorrei passare un momento, come nostra consuetudine, la parola al vicepresidente della Comunità Ebraica, Davide Bellelli, per un saluto. Signore e signori, buonasera, benvenuti a tutti. Vi do il benvenuto a nome mio, personale, a nome del Presidente della Comunità e di tutto il resto del Consiglio. Grazie ovviamente alla professoressa Floriano che è qui oggi con noi. Grazie a voi. Grazie all'amico Davide Casali che ci ha offerto questa opportunità. Siamo al quarto appuntamento riguardante l'archeologia. Ovviamente devo anche ringraziare tutti gli altri organizzatori e sostenitori di questi interessantissimi incontri che hanno suscitato un notevole interesse sia in sala che anche con i collegamenti in Zoom. Probabilmente sarà anche stata la coincidenza con un ritorno progressivo alla normalità dopo tutti questi mesi di limitazioni dovute al Covid. Però il fatto di vedere per questi appuntamenti questa sala del museo nuovamente piena, come ce la ricordavamo fino all'inizio del 2020, è sicuramente motivo di soddisfazione e di entusiasmo per tutti noi e soprattutto anche per lo staff del museo, che non finirò mai di ringraziare per tutto l'impegno. In primis Rav Ariel Haddad, ovviamente la dottoressa Di Fant e anche tutti gli altri stagisti e collaboratori che collaborano con noi in questo periodo. Non voglio portare via altro tempo, vi ringrazio ancora tutti per la presenza e vi auguro un buon ascolto. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Io non ho assolutamente niente da dire, se non il fatto che la professoressa Floriano è una nostra cara amica, possiamo anche dire collaboratrice già da tempo. Ricordo quando visitammo assieme la biblioteca dell'università e rimasi affascinato da quello che mi fece vedere e che, come dire, scatenò in me un interesse che, per quello che riguarda, come dire, la mia specifica formazione, che è quella ebraica classica, sono gli studi rabbinici. Come dire, i Filistei sono sempre stato un argomento sfiorato, ma mai, come dire, mai esaminato a fondo, mai approfondito, eccetera. E invece, seppure in ritardo, giunsi alla consapevolezza che per comprendere veramente il contesto anche storico, almeno di una parte degli eventi narrati nel testo biblico, la conoscenza di una profonda conoscenza dei Filistei, quale io non potrò mai avere, ovviamente, ma Elisabetta invece sì che ce l'ha, è necessaria, per poter comprendere tutto il contesto. Quindi, ecco, questo era tutto ciò che volevo dire per ringraziare Elisabetta per avermi stimolato in questo interesse. Bene, a questo punto non mi resta che darti la parola. Allora, grazie. Buonasera, io ringrazio veramente della fiducia che mi è stata di nuovo accordata e uso questa espressione di nuovo accordata perché io ricordo benissimo il ciclo di conferenze che organizzammo. Erano tre conferenze sui Filistei ed eravamo qui nel dicembre del 2019. Dopodiché si calò il sipario con il primo lockdown. È la prima volta che adesso stiamo anche uscendo dall'emergenza.
ed è un pochino emozionante essere di nuovo qui a parlare di Filistei in presenza, magari un po' mascherinati, però è una coincidenza per me molto importante e comunque ringrazio veramente della fiducia. Io questa sera cercherò di dare una sintesi sui Filistei, perché tantissime sono le cose che si possono dire che meritano di essere dette. Allora, perché ho scelto di iniziare questa conferenza mostrandovi una statua un pochino nota a tutti? Perché i Filistei noi per secoli li abbiamo conosciuti attraverso la Bibbia. La Bibbia ci ha dato delle informazioni preziosissime, diceva il Signore a Giosuè: questo ti resta ancora da conquistare. Sei vecchio, ma bisogna conquistare ancora i 5 principi dei Filistei: Ascalon, Ashdod, Gaza, Gat ed Ekron. E la dinamica dell'intensissimo rapporto tra israeliti e Filistei ha ispirato alcune delle più grandi opere della civiltà occidentale. Il Davide di Michelangelo guarda dei Filistei di cui noi non avevamo alcun volto, ma questo era un popolo che ha ispirato tantissimo la nostra civiltà occidentale, il nostro pensiero come punto di riflessione. Questo popolo che non aveva un volto, ma era noto fondamentalmente attraverso la Bibbia, ha ispirato ed è veramente diventato un cardine per la nostra civiltà, la nostra cultura occidentale. Quello che ci diceva la Bibbia, come sappiamo, era che i Filistei occupavano all'inizio 5 città. 5 città-stato, si parla di principi filistei, stanziati ad Ashdod, ad Ashkelon, a Gaza, a Ekron e a Gat. Se voi avete un po' di familiarità con la geografia contemporanea di questi luoghi, saprete benissimo qual è la città di Gaza e le importanti città costiere e anche portuali di Israele meridionale, Ashkelona e Ashdod. Bene, quando noi abbiamo avuto per la prima volta la possibilità di vedere in volto questi Filistei, noi dobbiamo essere grati a Champollion. Champollion nel 1822 è stata la persona che, avendo decifrato i geroglifici, ha praticamente aperto il libro, il grande libro dei geroglifici egizi, una fonte di informazioni straordinaria che si apriva nella prima metà dell'Ottocento al mondo. Prima noi non sapevamo una serie di informazioni, di fonti scritte, noi le vedevamo, ma non sapevamo che cosa ci dicevano. Champollion, grazie alla decifrazione della stele di Rosetta, svela l'enigma del geroglifico e incomincia a leggere, a sfogliare in senso metaforico le pagine che ci ha lasciato l'antico Egitto. E tra queste, guardate l'immenso complesso funebre, patrimonio UNESCO, del faraone Ramsete III. Qui siamo vicino a Luxor e potete osservare in questa immagine dall'alto la grandiosità del complesso che è conosciuto in ambito archeologico come il complesso di Medinet Habu. È il tempio funebre che Ramsete III ha costruito a glorificare la sua vita, le sue gesta durante il regno, che vengono istoriate su tutte le mura del complesso. E vi faccio vedere la grandiosità dei rilievi, dei bassorilievi, ed è studiando questi rilievi che Champollion nota questa teoria di prigionieri, e gli egiziani erano molto precisi, raffiguravano immagini ma davano sempre le didascalie, ed è merito di Champollion di aver
tradotto e dato un nome a questi prigionieri che noi vediamo raffigurati su questo tempio. C'era scritto Pelezet. L'intuizione di Champollion non è stata solo quella di aver dato il nome a questa gente prigioniera, Pelezet in antico egizio, ma di aver anche capito che si trattava del popolo dei Filistei menzionato nella Bibbia. Questo monumento si riferisce a delle vicende accadute all'inizio del XII secolo avanti Cristo. Guardiamoli bene, perché è grazie a Champollion che noi possiamo guardare, avere proprio l'istantanea di questo popolo che ha tanto da insegnarci, tanto nel bene o nel male, ha ispirato la storia, la cultura occidentale. Guardiamoli bene, perché li vediamo raffigurati in questa condizione? Perché i Filistei, come ci racconta sempre questo straordinario monumento, che è il monumento funebre del faraone Ramsete III, sono uno dei popoli che appartengono ai famosi popoli del mare. Quanti di voi hanno sentito parlare mai dei popoli del mare che attaccano e distruggono il grande impero ittita, colpiscono verso l'Egitto, seminano morte e distruzione? Quando io studiavo all'università si diceva: ma da dove vengono questi popoli del mare che sono così organizzati da riuscire a mettere in ginocchio le grandi potenze dell'epoca? Bene, passo dopo passo incominciamo a vedere perché questi Filistei si affacciano alla storia. Dobbiamo fare, abbiate pazienza, un passo indietro, soltanto di 30-40 anni. Andiamo nel tardo bronzo, andiamo nel XIV, nel XIII secolo avanti Cristo, quando il Mediterraneo è costellato da grandi, ricche potenze. Abbiamo gli Ittiti in Anatolia, voi potete ammirare i resti archeologici della capitale ittita, patrimonio UNESCO. Avete la porta d'ingresso dell'Acropoli di Micene sormontata dai famosi due leoni affiancati. Abbiamo la tomba di Tutankhamon. Questa è la testimonianza del massimo splendore raggiunto dalle più grandi civiltà nel tardo bronzo. I popoli del mare segnano il crollo definitivo di gran parte di queste potenze. E vedremo perché. Ma attenzione, i popoli del mare non sono la causa del crollo di queste civiltà. E si conclude non soltanto un'epoca, si conclude proprio un sistema tecnologico, scientifico, economico raffinatissimo. Il Mediterraneo, con il crollo di questa del tardo bronzo, precipiterà in un tunnel lungo secoli che viene definito dagli archeologi The Dark Ages, i secoli bui. Si riemergerà con un mondo nuovo che usa l'alfabeto, che usa la moneta, che sviluppa la democrazia. Ma perché crolla questo sistema raffinatissimo? Queste popolazioni, queste civiltà, ogni tanto litigavano tra di loro, si combattevano, è famosissima la battaglia di Kadesh, ma il più delle volte loro commerciavano. Erano popolazioni strettamente interconnesse l'una all'altra. Se i Micenei nella loro Grecia non avevano a volte nelle valli abbastanza poco fertili, abbastanza cibo, non c'è problema. Lo compro all'estero, in cambio vendo i miei unguenti, vendo materiale e importo ciò che mi serve in una rete di interconnessione sofisticatissima. Il problema è che verso la fine del XIII secolo e all'inizio del XII secolo noi vediamo che ci sono dei segni di una tempesta perfetta. Nell'arco di pochi decenni, in questa parte del Mediterraneo, ci sono delle cause, ci sono anni di siccità. Se io ho tanta siccità,
devo tenere le riserve di cibo per il mio popolo, non le posso vendere in cambio di beni di lusso. E quindi se ci sono popolazioni, come ad esempio i micenei, abituati ad, a poter contare su importazioni estere, quando queste vengono a mancare e tu non hai cibo, cosa fai? Si fa guerra. Lo dice Odisseo, nell'Odissea, nel 17° libro, quando lui è vestito da mendicante, dice: noi conosciamo il ventre insaziabile, quando abbiamo fame le navi nere, le navi che portano lutto, devono partire e portare guerra, non per conquistare, ma per ottenere cibo, perché noi non lo possiamo più comprare. Ebbene, se delle popolazioni cominciano a non avere cibo, che cosa accade? Si porta guerra e la guerra causa profughi. Quindi popolazioni che si spostano alla ricerca di nuove sedi dove vivere. In più sappiamo che ci sono stati terremoti. Inoltre, se io incomincio ad avere poco cibo, il mio fisico è più esposto alle malattie e quindi possiamo avere, e lo sappiamo dai documenti dell'epoca, epidemie, una tempesta perfetta che lascia impreparati i grandi re dell'epoca, che hanno, sono tutti bravi finché è garantita questa rete di scambi, ma quando questo crolla, questi grandi giganti hanno i piedi d'argilla e si innesta un fenomeno a domino, a catena, di popolazioni che si spostano. E queste, per l'Egitto, che era a sud e che guardava verso il nord, lui dice: Ramsete III, che dovrà affrontare la grande ondata dei popoli del mare, dirà: ci sono queste genti, lui le chiama Pelezet, Tieker, Shardana, Ekvesh, Shekelesh, hanno fatto una coalizione e si muovono contro di me. Due considerazioni. Io vi ho messo questa slide tutta scura per farvi vedere come all'inizio del XII secolo si chiude la luce su queste grandi potenze che noi siamo abituati a leggere, di cui sentiamo parlare e ci affascinano. Si chiude la luce tranne che in Egitto. E perché i popoli del mare puntano all'Egitto? Perché l'Egitto non tradisce, il Nilo non tradisce. Il delta del Nilo è ricco di acqua, perché il Nilo è alimentato dal Ruvenzori. Quasi ogni anno è garantito il miracolo della piena di acqua fertile. E quindi, se voi avete fame, voi dove vi spostate? Vi spostate dove c'è cibo. E quindi si punta verso il delta del Nilo. Ma queste popolazioni, questi Ekvesh, questi Pelezet, alla fine provate a pensare, quando noi parliamo dei boat people, dei rifugiati che arrivano, e ormai genericamente noi li chiamiamo così, ma dietro di loro ci sono persone che vengono dal Mali, che vengono dal Burkina Faso, che vengono dal Senegal, ciascuno ha un suo nome. Noi poi genericamente diciamo vengono dal Mediterraneo, sono profughi. Ramsete diceva sono popoli che vengono dal mare, ma ognuno aveva una loro identità e ciascuno di loro era stato scalzato dalle proprie sedi. Questa sera noi andremo a vedere chi erano i Pelezet e perché, grazie anche alla grande scuola archeologica israeliana, noi possiamo adesso veramente dare un ritratto di questo popolo. Mi scuso se sono magari veloce, se sto spiegando molto sinteticamente degli argomenti affascinanti. Questa è la situazione dell'Egitto e qui, su questo, verso il delta del Nilo, si muovono questi popoli del mare. La voce di Ramsete III, che proviene dal suo tempio funebre, ci dice: essi, i popoli del mare, stavano venendo verso l'Egitto dopo aver distrutto Atti, cioè gli Ittiti, Code, Carchemish, alla Scia, che è Cipro. Essi stanno venendo verso l'Egitto mentre si preparava un fuoco davanti a loro. La confederazione era dei Filistei, dei Tieker, dei Shekelesh e dei Denien. Queste sono la traduzione dei geroglifici incisi sulle pareti del tempio funebre di Ramsete III.
Abbiamo anche una controparte, il papiro A, Harris, che si trova al British Museum di Londra. È un papiro lungo 40 metri, è un papiro ieratico, e che ci dice, è stato redatto da Ramsete IV, il figlio di Ramsete III, che ricorda le gesta che ha fatto il padre. Analizziamoli un attimo. Io, dice Ramsete III, ho sconfitto i popoli del mare, ma li ho sistemati in fortezze legati in mio nome. I loro contingenti si contavano a centinaia di migliaia, ma io ho assegnato loro razioni per tutti loro, incluse vesti provviste dalle tesorerie dei granai ogni anno. Che cosa ci ha detto? Ci sta dicendo, io non li ho distrutti. Signori, vi prego di ricordare che un signor Mario, in tempi non sospetti, in epoca romana, fece fuori 200.000 cimbri e teutoni. Non perdiamo tempo, non creiamoci problemi, togliamoci il problema. Ramsete III non fa questo. Chiaramente non erano centinaia di migliaia le persone che premono ai confini del delta del Nilo. Chiaramente un faraone deve sempre un po' glorificarsi, fa parte del gioco. Però, francamente, questi popoli del mare, dentro i quali abbiamo anche i Filistei, dopo aver essersi scontrati e in due battaglie, una battaglia per mare e una battaglia per terra, vi faccio prima vedere una cosa, li rifornirà di vesti, gli darà cibo e gli darà dei luoghi dove stare. Io vi faccio vedere, torno un attimo indietro, vi faccio vedere il caos della battaglia navale, sempre raffigurata sulle pareti del Medinet Habu, e vi faccio notare che le, vedete dove ci sono i cerchi, le ellissi rosse, gli ovali che si allargano? Vi metto in evidenza, ricordatelo, le prue delle navi dei popoli del mare. Le prue sono effigiate con protomi che ricordano la testa di un uccello marino. Questa è la battaglia per mare, i popoli del mare sono sconfitti dagli egizi, questa è la battaglia per terra. Di nuovo, la battaglia terrestre, di nuovo, i popoli del mare vengono sconfitti. Adesso vi faccio vedere un dettaglio. Guardate bene, questo è uno zoom su una parte dei terribili guerrieri, popoli del mare, che si stanno scagliando contro l'organizzato esercito egizio. Riconoscete bene il guerriero filisteo con l'elmo crestato, lo vedete sul carro? Guardate quel carro, è trascinato da addestrati cavalli di battaglia? No, da quattro buoi. Guardate il carro trainato dai buoi, è un carro leggero con ruote a raggi per poter entrare in battaglia o è un tipico grande, pesante carro con ruote piene come le abbiamo nei Balcani per trasportare masserizie e cose di sostanza? Ancora un dettaglio, il soldato egizio che è salito sopra il carro sta scaraventando fuori un piccolo essere, è un bambino. Lo riconosciamo, e di questo sono grata alla dottoressa Susanna Moser, grande egittologa, lo riconosciamo perché è un bambino, perché ha il codino. Il codino è segno che questa figurina è un bimbo. Si scende in battaglia, chiamiamola battaglia, ci si muove con famiglie, con i buoi che ti hanno aiutato nella tua patria a coltivare e che tu porti con te perché cerchi un nuovo luogo dove vivere e dove impostare una fattoria, ti porti i mezzi per ricominciare una nuova vita. Questa è la storia dei Filistei prima che entrino in terra di Canaan. Che cosa accade? Vi facevo vedere ancora dei dettagli, ma siete stati bravissimi, li avete colti da voi. E a questo punto noi ci chiediamo, bene,
Confitti i Filistei. E il faraone ci dice: io gli ho dato vesti, gli ho dato cibo dai miei granai e gli ho dato delle fortezze dove stare. Bene, dove sono finiti? E comunque, da dove sono arrivati i Filistei? E adesso vorrei fare una piccola, una cosa molto interessante. Noi abbiamo sempre avuto informazioni fino a, dalla Bibbia, finché Champollion non ci ha svelato come tradurre i geroglifici. Tantissimi archeologi nell'Ottocento sono scesi in, all'epoca la chiamavamo Palestina, con la Bibbia alla mano e hanno dato avvio alla grande stagione dell'archeologia biblica che ancora continua, utilizzando la Bibbia. La Bibbia, Giosuè, come vi citavo, recita: quando Giosuè fu vecchio avanti negli anni, il Signore gli disse: tu sei diventato vecchio avanti negli anni e rimane molto territorio da occupare. E tra questo i cinque principi dei Filistei: Gaza, Ashdod, Ascalon, Gat e Ekron. Questa è la fonte biblica. Sopra vi riporto l'onomasticon di Amenope, è una fonte egizia, è un documento amministrativo, cita 610 località e cosa ci dice? Menziona i Filistei associati ad Ascalona, Ashdod e Gaza. Sono l'onomasticon di Amenofi e fine XII secolo, inizio XI secolo, cioè è finita la battaglia e andiamo a vedere dove i Filistei da fonte egizia sono stati collocati, in queste tre città. La concordanza tra la fonte biblica religiosa e quella amministrativa egizia è spettacolare a mio avviso. Vado avanti e vediamo dove sono andati i Filistei. I Filistei vanno nella pianura di Giudea, è la pianura, la fascia costiera meridionale di Israele. Da Gaza si risale su fino ad Ashdod. E, è un territorio abbastanza fertile, ma quello che importa ai Filistei soprattutto è poter occupare le tre città costiere. Facciamo anche un po' di paragoni. Ashdod, Ascalona, Gaza distano più o meno 20 chilometri, come dire Trieste, Duino. Questo è anche molto importante quando si studia Sansone che va tra i Filistei, una bella passeggiata, all'epoca non c'era la bicicletta, si sapeva camminare bene, per farvi capire la dimensione territoriale di, questo, di questi luoghi. Che cosa fanno i Filistei? Occupano queste tre città costiere e si parano le spalle con due città, Ekron e Gat, tutte città che esistevano già, tutte città che erano già occupate da una popolazione locale, che era quella cananea. Chiaramente, vi faccio vedere Gaza oggi, Gaza era già menzionata nei documenti egizi dell'epoca, addirittura del Pieno Tardo Bronzo. Così come Ashdod, il cui etimo probabilmente si deve ricollegare al verbo misurare. Sono città di commercio, citate nelle fonti egizie come Ascalona. Guardate qui, qui siamo nel Parco Nazionale Yadin, siamo ad Ascalona, e vi faccio vedere le mura, la cinta urbica del medio bronzo, quindi qui siamo nel 1800 avanti Cristo. Tutta la città di Ascalona cananea era fortificata con queste possenti mura. Guardate sotto la tettoia quel grande ingresso, era un tunnel lungo 15 metri, alto 4, la prima più antica volta d'arco. Queste, signori, erano le città cananee che avevano fortissimi rapporti con l'Egitto, in queste città si insediano i Filistei. Ricordiamoci che sono città indebolite. Ricordatevi che tutto quello che io vi racconto avviene
in un'epoca di travolgimenti, di turbolenze, di lotte, la Bibbia stessa, quando si deve dire, quando il Signore indica agli ebrei quale strada seguire per tornare in terra promessa, gli dice vai per il deserto, perché lungo la costa c'è guerra, c'è battaglia e non vorrei che voi vi scoraggiaste. Questo ci dà un segnale, sempre la fonte biblica, che l'arrivo dei Filistei non per forza fu così pacifico. Vi faccio vedere le due città all'interno, perché le città all'interno poi furono abbandonate. Non ci fu continuità, furono alla fine distrutte dai babilonesi, ma adesso sono state identificate e scavate. Abbiamo Ekron, dotata di una grandissima, possente cinta difensiva, spessa 3 metri. Guardate, non era banale in un'epoca di crisi, come la fine del tardo bronzo e la nuova epoca che si apriva all'età del ferro, organizzare in questo territorio la manodopera per costruire una cinta difensiva. Ma ci si doveva proteggere dalle spalle. Ekron e poi Gat. Gat, peraltro, era quando io studiavo, scrivevo la mia tesi di laurea, Gat non si era ancora identificata con certezza. Era la quinta città che mancava della Pentapoli. È stata identificata con certezza, e si è cominciato a scavare dal 1996, ve ne parlerò dopo, ed è stata identificata come la quinta città, la città da cui esce Golia, quando deve affrontare David. E guardiamo perché è fondamentale, strategico per i Filistei coprirsi le spalle. Perché oltre il Mar Morto, chi sta arrivando in quegli anni? Stanno arrivando gli ebrei. Noi contemporaneamente, per chi crede, io sono tra coloro che credono archeologicamente, storicamente a questo evento, noi abbiamo gli ebrei che dall'Egitto, dopo aver peregrinato 40 anni nel deserto, cercano di entrare in Israele. La fascia collinare è brulla, si vive male, e quindi è fatale che inizino a esserci scontri per il controllo dei pozzi d'acqua e delle sorgenti, per il proprio bestiame e anche eventualmente per avere raccolti. Quindi Ekron e Gat all'interno hanno questa funzione di coprire le spalle alle città costiere. Andiamo avanti. Questo, per farvi vedere come non fu così pacifico l'arrivo dei Filistei, questa giara è stata scavata da Seymour Gittin e Tridotan, vi mostra una giara piena di fichi carbonizzati. Segno che un po' di battaglia c'è stata. E vi faccio ancora, la storia dei Filistei è ampia e complessa. Io oggi non ve la posso raccontare perché vi devo spiegare altre cose dei Filistei. Ci tengo però a dire che loro riuscirono anche ad ampliare il loro territorio e a raggiungere Tel Aviv quasi, dove fondarono il sito di Tel Kassile, che poi vedremo, vi spiegherò perché. Adesso diamo la parola agli archeologi. Abbiamo avuto la Bibbia che per secoli ci ha parlato dei Filistei, Champollion ci ha dato il loro ritratto e poi a questo punto la parola agli archeologi. Agli archeologi che, Bibbia alla mano, in Israele incominciano a scavare. E i Filistei sono generosissimi. I Filistei nei loro siti archeologici, nelle zone dove loro vivevano o dove loro avevano contatti, lasciavano la firma. Vi ricordate le navi dei Filistei con la prua a forma di testa d'uccello acquatico? Eccolo qua. La ceramica filistea è qualcosa che compare per la prima volta in assoluto in questa terra e soltanto nei siti prevalentemente abitati da Filistei o che avevano rapporti con i Filistei. L'uccello acquatico con il volto volto all'indietro è la caratteristica firma dei Filistei. Attenzione, era il valzellame buono e
Questa ceramica la troviamo a Gat, ad Ascalon. Questa ceramica è contemporanea a Saul e a David. Se David si è rifugiato a Gat e parlava con il re di Gat, beh, probabilmente qualche volta ha ricevuto dell'acqua o del vino versato da brocche che avevano queste decorazioni. Questo non era il vasellame di uso comune, questo era il vasellame bello, buono e che a me dice qualcosa, a me filisteo. E adesso qual è il titolo di questa conferenza? Era il mistero, da dove vengono questi filistei. Bene, abbiamo visto dove sono arrivati e perché sono arrivati, la loro storia tragica. Adesso dobbiamo capire, entrando nel loro intimo, chi sono veramente. E quindi si entra nelle loro case. Le loro case. Allora, innanzitutto quello che gli archeologi hanno potuto vedere è che in queste spettacolari città cananee loro di fatto spesso fanno una riorganizzazione urbanistica. Creano dei nuovi quartieri con delle belle vie dritte, con delle case fatte a modino, come piace a loro. Sono case semplici, hanno un vestibolo d'ingresso con un pavimento di bei sassi, così ti puoi pulire dalla terra, se tu sei infangato, ed entri in ambienti comunicanti uno con l'altro. Qui vedete che ci sono dei semplici pilastri che li sorreggono, c'è il luogo dove si deve una brava signora filistea al suo telaio, e poi in parte, vedete quello strano catino bianco? A destra, in quella, abbiamo anche il luogo sacro, un luogo spirituale all'interno della casa. Ecco, queste case non sono caratteristiche della architettura tradizionale. In particolare, noi vediamo che nella sala, nel soggiorno, perdonatemi se uso questo tono colloquiale, ma è un colloquio, nel soggiorno noi vediamo che c'è un bel focolare circolare con queste grosse pietre, e questa struttura è caratteristica dell'area Egea, è il famoso Megaron, attorno a cui i guerrieri, i nobili, si riuniscono, bevono, parlano, se volete si ubriacano, non entro nella loro, a quel livello di intimità, ma è sicuramente qualcosa di totalmente estraneo alla tradizione sia cananea sia israelita. È qualcosa che assolutamente importano loro e ci tengono. Questo è uno dei primi grandi indizi di come questi filistei richiamano il mondo egeo e il mondo miceneo. E poi il vasellame. Il vasellame, guardate questi crateri con le scodelle, questo è il servizio buono, come noi abbiamo la teiera con le tazzine, loro avevano questi crateri decorati e poi attingevano e bevevano con le scodelle. Le forme e i decori richiamano assolutamente la tradizione ceramica dell'area micenea e cipriota. E quindi cominciamo a dire, bene, questi profughi, queste persone che si sono unite ad altre genti, quando si stanziano, ci tengono assolutamente a ricordare e addirittura ripropongono il Megaron e, per come è possibile, creano una ceramica filistea bella, perché per l'uso comune usavano la ceramica cananea. Ma il servizio della festa richiamava nella decorazione, nelle forme, un mondo egeo. Se queste forme richiamano il mondo egeo, vuol dire che io anche ho delle consuetudini. Come noi italiani che andiamo all'estero, io quando andavo in giro per questi popoli, per queste tra Cipro e Israele, mi prendevano in giro, ma io avevo la moka da caffè e vi importavo un pacchetto di caffè. Adesso, vabbè, c'è Nescafè, c'è tutto, ma all'epoca per me era a casa sentire anche la caffettiera. Mi ricordo che alla scuola, all'American School di archeologia di Cipro,
C'erano degli archeologi che pensavano che esplodesse perché vedevano queste bolle, mi dicevano, ma Elisabetta, take care, dicevo, ma no, è caffè italiano. Però loro lo stesso, c'è una tradizione che portano avanti. Lo riconosciamo anche da quella caratteristica brocca, e vi faccio vedere, questa è la vera grande ceramica micenea dell'epoca pre-crisi, la ceramica che contiene unguenti o che per la sua bellezza viene raggiunge addirittura la capitale di Akhenaton. Questo per noi è come dire la porcellana Royal Albert o di Limoges. E questa è la ceramica un secolo e mezzo dopo che i Filistei producono e certamente veniva qualche volta anche utilizzata da genti non per forza cananee. Cosa mangiano? Capra. E poi mangiano maiale e se tocca si mangia anche il cane. Questo in particolare è una razza, si chiama Cananean Shepherd. Bene, quando gli archeologi hanno cominciato a scavare questi siti all'inizio del Novecento, negli anni 30, chiaramente non avevano gli strumenti per poter analizzare questo tipo di reperti. Oggi, quando si scava, tu non vai a cercare solo mura o oggetti di metallo o di ceramica, tu campioni tutto il terreno, cerchi di capire vegetazione, fauna, che cosa mangiavano e analizzi la fauna. I Filistei mangiano maiale, ma le analisi dei resti ossei del maiale ci dicono un'altra cosa, non sono maiali dell'area cananea. Analizzano il DNA, non mi ricordo adesso, scusate, se il DNA o il genoma, comunque sono maiali di razza europea, sono maiali importati. Nel corso del tempo anche loro, più o meno, i Filistei smetteranno di mangiarlo, però nella fase iniziale dell'insediamento loro mangiano carne di maiale. Ed è interessantissimo vedere che in contemporanea, nella zona brulla collinare alle spalle della pianura di Giudea, compaiono dei piccoli villaggi semplici, egalitari, dove il maiale non esiste. Si mangia capra, non si mangia maiale. E poi un'altra cosa che loro mangiano, non si può mangiare solo carne, no? Facciamoci anche una zuppa, altra tradizione. Facciamo le zuppe di cicerchia, legume che utilizzano i Filistei. Quando leggiamo gli articoli degli americani, ci chiamano questo, dicono, ma erano pazzi i Filistei, mangiavano la cicerchia, può creare la paralisi alle gambe. Se andate sull'elenco dei prodotti IGP del nostro ministero, la cicerchia basta saperla usare. È un prodotto di indicazione geografica protetta, pregevolissimo. Si vede che i colleghi americani non lo usano, i Filistei semplicemente lo sapevano usare, si facevano le zuppe, anche il prezzemolo se lo mangiamo in grande quantità è velenoso, basta saperlo gestire. E poi, vado veloce, i Filistei sanno scegliere, una brava signora filistea poteva scegliere, se aveva una cucina attrezzata, poteva scegliere se cucinare al stile Egeo, quindi appoggio la brocca sul focolare rovente, oppure stile cananeo, quello il tabun, la cottura cananea, abbiamo questo forno su cui appoggio la pignatta. La brava signora filistea aveva l'imbarazzo della scelta, quindi non è che per forza non apprezzassero ciò che era funzionale della cultura cananea. Ancora un'informazione, se qualcuno vuole andare in Israele a visitare, ad avere un'idea di queste case, ci sono anche dei parchi archeologici molto interessanti, come nel kibbutz Revadim, dove hanno costruito una specie di museo all'aperto, ricostruendo l'alzato delle case filistee. Il sito di Ekron è fuori. Ma se uno volesse avere l'idea, perché a volte è difficile leggere muretti alti 50 centimetri, si va dentro il kibbutz e si ha la ricostruzione delle strade e delle abitazioni di epoca filistea.
Ancora un'informazione, facciamo un piccolo dettaglio sulla devozione domestica. Abbiamo questi piccoli altari e abbiamo queste statuine. Qui parliamo di devozione domestica e non di templi. Come avere e notiamo di nuovo che ci sono spesso queste figure, queste divinità femminili. Di nuovo siamo riportati nel mondo egeo dell'Apofene a Zeron. Non posso spiegarvi perché, perché sennò dovrei farvi una conferenza sulla religiosità e spiritualità dei Filistei, credetemi. E un'altra cosa che fanno, nelle case spesso noi troviamo delle sepolture di neonati. Si discute se era un modo di tenere vicino a sé il neonato, e probabilmente era questo, non era una questione di sacrifici umani. Probabilmente se il bambino muore, cioè, chiaramente nessuno era lì, andiamo sulle ipotesi, però noi troviamo spesso queste giare che contengono questi bambini. E spesso troviamo anche giare che contengono cuccioli di cane. Uno dei ritrovamenti spettacolari a partire dal 2013 proprio ad Ascalona è stato un rinvenimento di un cimitero filisteo con decine e decine di neonati, su cui chiaramente hanno fatto studi, il Max Planck Institute ha fatto precisi studi e dimostrano che c'è una forte componente genetica che rimanda a aree fuori dalla terra di Canaan, che rimanda proprio all'area mediterranea, balcanica, eccetera. Quindi è interessante vedere come quando nel 135 d.C., quando si è data la rivolta di Bar Kokhba e l'imperatore Adriano ha detto adesso io cambio completamente il nome a questa terra e crea la provincia di Siria-Palestina, chiama col nome di Palestina per scoraggiare, proprio per umiliare il più possibile questi ebrei riottosi dalla testa dura che non si adattano all'impero romano, prendendo il nome dei nemici storici, ma che erano anche loro dei profughi che venivano da fuori. Andiamo avanti, vi faccio ancora vedere, questi sono sempre archeologi israeliani al lavoro, nell'area più a nord dell'area di espansione dei Filistei hanno trovato una favissa, cioè una grande fossa all'interno della quale si trovano gli ex voto. È un ritrovamento spettacolare, guardate la bellezza di queste, la vivacità di questi ritrovamenti che rimandano all'area cipriota. E vi faccio vedere la famosa orchestra di Ashdod. Questo è un particolare vaso per libagioni e vedete i musicanti che suonano il flauto, la lira e il cembalo. Questo è un capolavoro di arte filistea tarda. Sansone che cosa ci dice? Sansone con la sua forza fece crollare il tempio dei Filistei con le due colonne e vi ho messo il fotogramma di uno dei film del 1949 e poi il film del 2018, giusto? Bene, vi ricordate Tel Cassile vicino a Tel Aviv, uno degli insediamenti più a nord dei Filistei? Si incominciò a scavare nel 1948, fu il sito che ebbe la prima autorizzazione ufficiale del Ministero del Neonato Stato di Israele. Bene, qui a Tel Cassile si trova il primo tempio filisteo. Vi faccio notare che si tratta di una sala non tanto grande con due colonne al centro. E quali su cui le basi di colonne. Non è facile, qui io non vi ho dato le proporzioni. Andiamo a Gat, che si è incominciato a scavare nel 96. Si è trovato un altro tempio, guardate l'archeologa e capite la piccola distanza che c'è fra le due basi di colonne, al di sopra delle quali c'erano pali di legno.
Allora, se noi sappiamo che le case filistee probabilmente avevano il tetto piatto, insomma, un uomo un po' forzuto, anche un po' nervoso, arrabbiato, che tira di qua e tira di là, insomma, il tempio può anche venire giù. La cosa interessante è che questi templi filistei, appunto, avevano questa struttura con queste due basi di colonne su cui ci stavano questi pali di legno. Il primo è stato individuato a Tel Cassile e poi spettacolare il tempio di Gat. E qui avete una ricostruzione più o meno di quello che era come doveva presentarsi il tempio di Tel Cassile. È vero che la Bibbia dice che quando crollò c'erano migliaia di persone che erano sui terrazzi, ci può essere qualche esagerazione, però la struttura dei templi è questa. I filistei non costruiscono, non sono i templi, l'inizio dell'età del ferro per costruire edifici spettacolari, non ci sono le condizioni economiche, non avrebbe senso in questa fase. E adesso attenzione. Vi ricordo che Gat è l'ultimo grande sito archeologico scoperto, ancora in corso di scavo, e la Bibbia ci dice che da Gat è uscito chi? Golia, quando deve andare a sfidare nel duello dei campioni l'antagonista israelita David. Bene. Questo coccio, frammento, d'accordo, questo frammento di terracotta, scritto in alfabeto semitico, riporta, trovato a Gat, quindi di recente, riporta due nomi, Alt e Vult, Aliatte e Golia. Innanzitutto, se andiamo a fare un discorso filologico-linguistico, sono nomi, di nuovo, che non rientrano nell'area semitica e confermano ulteriormente la provenienza esterna dei filistei. L'altra cosa fondamentale, emozionante, è che nella città di Gat abbiamo l'attestazione del nome Golia. E andando ancora avanti, qui vi ricordo che per gli ebrei era importantissimo poter disporre di parte della pianura della Shfelah, della pianura della Giudea, e quindi ci furono scontri, però attenzione, ci furono anche rapporti di collaborazione, di sostegno reciproco. Furono fasi alterne quelle che videro contrapporsi filistei ed ebrei. Questo è la famosa rappresentazione di Dorè del giovane David che mostra alto ai due schieramenti la testa del gigante Golia. E la cosa spettacolare è che a Gat, proseguendo negli scavi, si è proprio identificato una grande porta urbica, molto grande, che conduceva nel cuore della città. Ora, se noi prendiamo la Bibbia, io vi ho riportato proprio il passo di Samuele in fondo, c'è scritto: quando Saul ha paura di David e quindi David capisce che è bene allontanarsi, David va a cercare rifugio nella città di Gat. David poi fece seriamente attenzione ai discorsi e temette assai, venne ospitato per mesi con tutta la sua gente dentro questa città, finché anche lì cominciano ad esserci problemi con il re Achish di Gat. E cominciò David a fare il pazzo in loro presenza, a compiere atti da folle dinanzi a loro. Andava facendo segni e figure sulle porte dell'ingresso e lasciava colare bava sulla barba. Un cancello, una porta urbica complessa poteva avere più portoni. Ed è di nuovo affascinante vedere, per chi ci crede,
come certi dati, certe informazioni della Bibbia, con pazienza, passo dopo passo, si svelano, si ritrovano sul terreno. Come finiscono i filistei? Quindi abbiamo capito che sono dei profughi che sono stati scalzati dalle loro sedi originarie per questa terribile, devastante crisi che chiuderà l'epoca del tardo bronzo, che probabilmente venivano dall'area Egea. Se dobbiamo andare a cercare proprio il posto esatto è un po' difficile, probabilmente forse vennero da Cipro, ma su questo si discute ancora molto. Si stanziarono, non vi ho parlato perché la serata se no sarebbe ancora lunga della fase finale, però ci tengo a dire che alla fine condivideranno la stessa sorte degli ebrei. Verranno prima assoggettati dai neoassiri, ma riusciranno comunque a trovare una loro dimensione, a vivere comunque bene sotto gli assiri, ma invece quando arriva la potenza neobabilonese sono loro a cadere tra il 604 e il 600 avanti Cristo, un po' prima della caduta del Tempio di Gerusalemme, ma anche loro furono deportati. E da fonti più recenti si dice ancora nell'area mesopotamica, a distanza di generazioni, che c'erano delle donne di Ascalon che parlavano una lingua che non si capiva, ma che la insegnavano ai loro figli. E questa praticamente è la storia, è un ritratto dei Filistei. Però io vi ho detto che vi parlo, voglio dare adesso il merito agli archeologi che ci hanno permesso e stanno continuando a lavorare per definire sempre di più le caratteristiche di questo popolo. E allora vi presento Benjamin Mazzaro, uno dei capostipiti della scuola di archeologi israeliani. Lui è stato colui che non ha scavato solo Tel Kassil, ma ha scavato Tel Kassil. Proveniva dalla Polonia, aveva studiato a Berlino, quindi una grande formazione classica europea, e poi quando è arrivato in Israele, una cosa bellissima è che gli archeologi israeliani scavano, studiano tutta la storia di questo territorio. Non c'è, è bellissimo vedere come hanno studiato i Filistei con una apertura mentale, con un metodo storico apolitico spettacolare. E dopo Benjamin Mazar, sempre originario della Polonia, in particolar modo da Cracovia, Moshe Dotan. Lui è stato il grande scavatore della città costiera di Ashdod. E noi, i suoi libri sono ancora per noi punti di riferimento imprescindibili per la qualità della documentazione. E poi vi presento gli scavatori di Tel Mikne Ekron, Seymour Gittin e Tru Dotan, che sarà la moglie poi di Moshe Dotan. Guarda, qui siamo nei magazzini della missione. E Tru Dotan merita proprio un elogio. Lei viene definita tra coloro che si occupano di archeologia biblica e in particolar modo del settore dei Filistei per eccellenza, lei è The Philistine Lady. Questo libro, pubblicato in inglese nel 1982, c'era una precedente versione in ebraico, è il nostro punto di partenza. Non c'è archeologo che ancora oggi, malgrado tutte le nuove scoperte che si sono aggiunte, non legga tutto quello che lei ha raccolto, ha scritto, tutte le informazioni che ha pubblicato, la raccolta delle fonti scritte. Ha dedicato la sua vita, era una donnina alta così, ho avuto la fortuna di conoscerla all'Università di Gerusalemme, una persona speciale che scavò anche a Cipro, si aprì anche a missioni fuori da Israele per avere sempre un quadro più composito.
per capire il settore di ricerca di cui lei si occupava. E poi ci ho tenuto a darvi questa foto, perché qui ci sono le due grandi generazioni. Qui abbiamo Aaron Meir, archeologo israelo-americano, che è colui che da sempre, dal 1996, conduce gli scavi archeologici e le ricerche a Gat. Ma perché, e lo vedete in corrispondenza del suo nome, perché non ho messo un primo piano di Aaron Meir? Perché in questa foto lui sta mostrando ai suoi maestri, a Trudeau Tan, ormai anziana, e a Seymour Gittin, i grandi protagonisti dell'archeologia biblica filistea, i reperti che stava trovando a Gat. Secondo me è una foto spettacolare. Lui era uno dei suoi allievi. Qui c'è un po' di sitografia e io vi ringrazio tantissimo. Grazie a professoressa Elisabetta Pelloreale. Volevo fare una domanda veloce. Ho notato questa cosa delle inumazioni dei cani in particolare, che è tipica anche dei fenici. E volevo capire se ci sono anche, secondo te, altre popolazioni, da dove deriva questa cosa dei cani, se sappiamo. In questo ambito per i filistei non sappiamo ancora il motivo esatto. Ci sono, sul problema delle sepolture, io non ho parlato anche dei sarcofagi filistei, che hanno questo richiamo alla tradizione egiziana. Su questo ci sono ancora fondamentalmente ipotesi, sì. La religione filistea è molto composita. Io vi ho accennato alla Apofene Aseron, sicuramente c'è questa figura femminile, però ce lo dice anche la Bibbia, abbiamo anche la figura del dio Dagon, eccetera. Vi dicevo che dei filistei noi capiamo che c'è questo background egeo, però non escluso che ci fossero anche altre persone con loro che venivano da fuori, che portavano delle loro tradizioni. È difficile poter dare un quadro complessivo, forse non c'è un quadro totalmente unitario della loro religione, perché i documenti scritti sono pochissimi, veramente, veramente pochi. Allora io ringrazio la professoressa Elisabetta Floreano, ringrazio il Museo della Comunità Ebraica, la DEI, la Società Friulana di Archeologia, sul sito YouTube della Società Friulana di Archeologia. Queste conferenze e tantissime altre conferenze vi consiglio di andare a vedere, che sono bellissime, di tantissimi argomenti archeologici. Situazione Musica Libera, la Comunità Ebraica di Trieste. Vi diamo l'appuntamento all'ultima conferenza di questo ciclo dedicata a Israele e l'archeologia, aspettando un mare di archeologia, martedì 25 maggio, con l'archeologa Susanna Moser, che parlerà dei rapporti tra gli ebrei e gli egiziani. Grazie.